Benvenuti ragazzi ed anche fanciulle, sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, e questo genere di video lo troverete all'inizio di ogni playlist da cui prende il nome. Long story short, è una rapidissima introduzione a ciò che andrete a vedere, qualora vi interessi, coinvolga o diverta l'idea. Gli spiriti sono i contenuti del mio canale secondario, il Sabakuno Pureya, su cui vi trovate, e sono alla radice dei Let's Play. Serie, quindi, in cui si vive il videogiocatore dietro allo YouTube Critic e il Content Creator. Ciò non di meno, per deformazione professionale come per mio gusto e desiderio, sono contenuti anch'essi e li chiamo in questo modo perché si trasmetta la sensazione che sono sì un videogiocare, ma con uno scopo, una morale ed obiettivo diverso per ogni nomenclatura di questi ultimi. I vari spiriti, appunto. E non a caso ciascuno di essi ha o avrà dei sequel, come dei prequel, a seconda di quale playlist vi ha portato a questa leggenda. Infatti, se ci fate caso, le singole serie non hanno un nome, ma sono sotto una terminologia che ne include multiple. Questo chiaramente finché seguono quel, appunto, spirito, metodo ed obiettivi. Questo è lo spirito dei Souls. Ed è una serie in cui affronto in modo molto specifico videogiochi ai quali si possa affibbiare la terminologia di Souls-like, almeno ad una percentuale ragguardevole di ciò che offrono. Che poi vi siano altri elementi o mischioni di altri sottogeneri come possono essere i roguelike, i metroidvania o hack and slash loot-based alla Diablo, mi prendo il libero arbitrio e giudizio di valutare se inserirli o meno in questo insieme. Di cui però assolutamente vi prometto, per i più curiosi o appassionati ma che non sanno bene come intendere il termine, un suo approfondimento. In quale modo specifico appunto però li affronto? In modo completo, dall'inizio alla fine, senza interruzioni e dalla cieca. Una blind run estrema, al punto che non faccio nemmeno partire il software prima di accendere la telecamera. E la serie non ha interazione con il pubblico episodio dopo episodio. Il primo avvio è già fatto in rec e la serie viene registrata completamente o quasi prima di venir pubblicata, così che l'influenza del pubblico sia nulla. Poi, ovviamente, ad ogni release di episodio ne vivrò commenti ed interazioni con estrema gioia e passione, ma l'esperienza live ne rimarrà vergine ed intonsa. Infine, a livello tecnico ed estetico empatico, questa serie ha la facecam a schermo, con il mio volto. Lo scopo di questo spirito è, a voi spettatori, darvi l'opportunità di vivere qualcosa di cui ho sempre avuto estremo interesse personalmente. Vedere come un videogiocatore un po' grandicello affronta un titolo di un genere di cui ha esperienza, senza però appoggiarsi alla grande rete o tendenzialmente all'aiuto ed expertise esterna di chi lo ha già affrontato. Un modo quindi per vivere in toto l'interazione fra giocatore e gioco, ossia il modo di comprendere, avanzare, scoprire e sfidarsi del primo, con quello di comunicare e srotolarsi del secondo. Infine, l'intenzione è avere un episodio finale, post-run, in cui, se il titolo mi è piaciuto o mi ha colpito, dopo averlo continuato a giocare anche attraverso la sua community online e ricerca, ne discuto con piena consapevolezza più a freddo, mostrando una chiusura definitiva della mia esperienza con esso per quanto riguarda me come giocatore e di cosa ho invece raggiunto in-game con il personaggio e ciò che offre il videogioco stesso in quanto a segreti, completismo, build e così via. E questo è quanto per lo spirito dei Souls. Questo, con le sue piccole differenze a seconda del caso, è ciò che andrete a vedere. Volendo invece approfondire il discorso, cosa si può ritenere un Souls-like? Dunque, non lo definirei un genere, perché al momento non è possibile separarli dalla loro forte componente RPG Action RPG, che è a sua volta un genere, ma è sicuramente possibile individuare abbastanza elementi comuni nei Souls-like per far sì che determinino un sottogenere videoludico ben distinto. Ovviamente la mia lista non è assoluta e ci sono sicuramente altri fattori che contribuiscono a far definire un titolo un Souls-like, ma ce ne sono alcuni che a mio avviso risultano davvero imprescindibili. In primis, l'interconnessione della mappa. Non parlo, attenzione, necessariamente di un'unica mappa quasi totalmente collegata come il primo Dark Souls, ma di aree di gioco, quindi plausibilmente anche livelli alla Demons, in cui anche solo si abbia la sensazione di un'ambientazione credibile,
con shortcut, zone esplorabili in un secondo momento, raggiungibili con passaggi segreti, accessibili con chiavi di varia natura, eccetera, 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 che non creino un feeling a corridoio, ma appunto di superficie interconnessa, la cui conoscenza diventa la chiave della sopravvivenza e all'interno delle quali vi sono una o più boss fight ad attenderci. Insomma, detto questo, quindi, ICO non è un Souls-like. Un altro elemento che trovo estremamente importante per questa nomenclatura è legato puramente al gameplay. Per quanto le meccaniche dei singoli titoli possano variare di parecchio, un gioco facente parte di questo sottogenere deve avere una qualche gestione di stamina, salute ed equipaggiamenti, oltre che la possibilità di evitare determinati attacchi parando o schivando o eseguendo un contrattacco, eccetera, eccetera, eccetera. Non ritengo invece fondamentale la visuale in terza persona. Al momento non ci sono stati casi di Souls-like in prima, ma esistono mod che permettono di vivere l'avventura direttamente attraverso gli occhi del nostro amato non morto in tutti e tre i Dark Souls. E lì il reale problema è dovuto ovviamente a un'interazione diversa con mappe e combattimenti non prevista dagli sviluppatori, ma che, macchinosa e problematica che sia, di certo non rende quei Souls meno Souls. Ne lo farebbe se quella modalità fosse stata implementata ufficialmente. Altra meccanica che può apparire secondaria ma che trovo davvero rilevante per questo sottogenere videoludico è quella delle macchie di sangue. Che siano chiazze rosse per terra, lapidi, cadaveri o anime fluttuanti, il sistema punitivo ma non troppo dei Souls-like è ormai un marchio di fabbrica, spesso anche giustificato all'interno della narrativa. Trovo estremamente intrigante e intelligente la possibilità, quindi, di fallire e recuperare il denaro o l'esperienza perduti, tornando nel luogo della sconfitta senza morire una seconda volta. Perché se da una parte non si punisce troppo duramente il giocatore, dall'altra lo si spinge a giocare con maggior consapevolezza, ma anche con maggior tensione, con la paura di perdere definitivamente un succoso e sudato progresso. Infine, anche la componente narrativa è parecchio importante in un Souls-like, appunto. La tanto ormai inflazionata lore, che è un termine spesso usato impropriamente da persone che nemmeno ne conoscono il significato, ai noi, e la narrativa più o meno silenziosa di un Souls-like devono essere ciò che spinge il giocatore a guardarsi intorno, e non solo quindi per paura di qualche agguato nemico, osservando cosa lo circonda e recuperando con gioia e curiosità ogni nuovo oggetto dell'inventario, un po' come una caccia al tesoro al termine della quale si trova un bellissimo premio, la scoperta, una sua descrizione, un dettaglio. Va da sé, e qui attenzione, che questo tipo di narrativa non deve essere confuso con uno storytelling inesistente o lacunoso. Il confine tra queste due realtà è sottile, ma esiste, anche se spesso è possibile comprenderlo solo una volta terminata una run o, addirittura, un secondo giro di boa, in cui si rivive l'avventura col senno del poi. Non a caso, il primo Dark Souls era stato tacciato di pessima scrittura, quando invece nel tempo non solo è stato apprezzato, ma persino ritenuto di gran lunga superiore a successori e predecessori, perlomeno sotto quel profilo. E molti di voi a questo punto saranno stupiti dal mio non aver nemmeno menzionato il fattore difficoltà nella lista delle caratteristiche che ritengo fondamentali per un Souls-like. Al contrario, quindi, di tutti coloro i quali spesso nominano tale tipologia di giochi solo e solamente per citarne questo elemento. Ok, la renderò la conclusione. I Souls-like sicuramente non sono né devono essere titoli facili, ma da qui a ritenerli difficili, arrivando persino a porli a emblema del concetto stesso di difficoltà, la strada è lunga e soprattutto più legata al marketing che non al game design. Buona visione.